problema il cittadino si rivolge al sindaco, il sindaco è il suo naturale interlocutore, il suo naturale destinatario. Il sindaco da ciascuno di noi viene interpretato come il capo della comunità a cui ciascuno appartiene, e quindi se mi devo rivolgere a qualcuno mi devo rivolgere al sindaco, e mi rivolgo al sindaco. E in questi anni via via è sempre stato più così, soprattutto da quando con l'elezione diretta dei sindaci c'è un rapporto ancora più di investitura diretta, no? Tra elettore e eletto. E allora se è così, io dico che dobbiamo condurre una campagna elettorale avendo, diciamo, presenti due messaggi da trasmettere. Il primo è mettere al centro della richiesta di voto che noi chiediamo agli elettori, i nostri candidati devono mettere al centro le proposte, i programmi, le cose concrete per la vita di quella città e di quella comunità. Gli elettori sanno benissimo distinguere ogni volta per cosa si vota. Sanno quando si vota per il Parlamento, quando si vota per il Parlamento europeo, per la regione o per la città. Non votano solo perché gli chiedi un voto in nome di un'appartenenza politica, soprattutto quando scelgono un sindaco. Quando scelgono un sindaco lo scelgono perché pensano che quel candidato che votano sarà un buon sindaco. E quindi dobbiamo prima di tutto costruire dei programmi che parlino a ogni comunità dei problemi, delle esigenze, dei bisogni, delle domande che quella comunità esprime.